E allora, buonasera. Questa sera dedichiamo un ulteriore spazio di approfondimento per i nostri servizi e le immagini relative alla terribile giornata che ha vissuto il territorio fra Modena e Ferrara anche oggi. Abbiamo avuto una replica, si può dire, a questo punto, di quella terribile domenica del 20 maggio scorso. Abbiamo avuto una giornata di scosse, una giornata di un nuovo sisma, addirittura alcuni esperti lo hanno definito, che ha squassato il nostro territorio, nuovi crolli, nuovi danneggiamenti, ma quello che davvero rende la giornata una giornata triste e difficile è che questa volta abbiamo avuto un pesante tributo di vite umane, sono 16 i morti, ci sono 200 feriti, ci sono 12 feriti gravi in prognosi riservata, ricoverati a Baggiovara, si contano ancora fino a 10 dispersi e sono dati che sono sì controllati e verificati, ma purtroppo la parola definitiva si avrà solo quando l'opera che anche in questo momento, mentre vi parliamo dei soccorritori, continua fra le macerie, anche di fabbricati isolati, solo a quel punto sarà possibile avere un bilancio preciso. Ovviamente noi lo faremo, lo daremo e lo continueremo a dare nei prossimi giorni nel corso dei nostri telegiornali, dei nostri servizi speciali. Questa sera vogliamo in qualche modo raccontare quello, fare una sintesi di quello che abbiamo raccontato durante tutta la giornata in questi casi. Occorre informare, occorre fare vedere, occorre provare a contribuire a stare vicini alle persone, alle comunità, chi è preoccupato perché si sente minacciato direttamente, chi sente la minaccia incombere sui propri familiari. Noi cerchiamo di informare nel modo più completo possibile con i mezzi che abbiamo a disposizione. Da questa mattina abbiamo condotto praticamente per tutta la giornata in diretta il nostro telegiornale, abbiamo avuto per tutta la giornata le nostre truppe, i nostri inviati sui luoghi del disastro, sui paesi colpiti, da Mirandola in particolare, fino a Cavezzo, fino a San Felice, fino a Concordia, insomma tutta l'area interessata purtroppo dal sisma. E allora vogliamo raccontarvi, grazie anche al contributo di due dei miei inviati che sono rientrati, Cristina Provenzano, che saluto, ciao Cristina, coraggio, facciamo gli straordinari, ma ne vale la pena. E poi abbiamo Alessandro Iori, ciao Buonasera, ciao. Alessandro, che anche lui ha dato man forte. Non è stato facile lavorare oggi, questa mattina, dalle prime dirette che abbiamo fatto, pensate. Ed è molto triste questo conteggio. Siamo partiti cercando di informarvi dalle 10 in poi, quindi a un'ora esatta dalla scossa pesantissima che c'è stata questa mattina, e si cominciava a dire forse c'è un morto, nell'edizione successiva ci sono tre morti. Siamo arrivati alla fine della giornata a questo bilancio pesantissimo. Le nostre telecamere e i nostri inviati sono stati sui luoghi difficili dove appunto i soccorritori hanno dovuto scavare fra le macerie per trovare i corpi di persone che sono rimasti sepolti. Cristina, tu sei stata in particolare proprio su una fabbrica, perché la cosa particolare che vogliamo raccontare a chi non ha avuto il tempo magari di seguire la nostra giornata è che sono le fabbriche le più colpite. Esatto, io personalmente sono stata alla BBG, una fabbrica che ha Sì. pagato caro, insomma, il prezzo del terremoto. È in via di mezzo a San Giacomo Roncole di Mirandola. E noi siamo partiti, come dicevi tu, immediatamente appena abbiamo avvertito il sisma, perché comunque si è avvertito in maniera molto pesante anche a Modena città, quindi anche qui da noi siamo partiti immediatamente, quindi esattamente una cinquantina di minuti dopo eravamo già sul E adesso posto. vedremo cosa hai fatto. E tu, Alessandro, sei partito perché ci arrivavano queste notizie e sei andato vicino in un altro luogo, dove esattamente? Eravamo a San Felice, alla Meta, industria di meccanica di E anche lì precisione, a una San fabbrica. Felice, Com'è un'altra però, fabbrica. vale la pena raccontarlo prima di vedere i vostri servizi, partire sapendo che si va su un edificio, perché sapevamo quando siamo partiti che c'era un crollo e c'erano delle persone rimaste sotto le macerie. Credo che per me in particolare sia stato ancora più difficile e particolare rispetto a Cristina, che aveva già vissuto la diretta di domenica scorsa da finale. Per noi, parlo di me e di Luca Sgarbi, Sì. che solitamente ci occupiamo di sport, che solitamente occupiamo questo studio per Studio Braglia, parlando di pallone, di partite, che ogni tanto ci facciamo un po' prendere la mano anche per cose che poi, viste con l'ottica di oggi, sono davvero piccole e infinitesimali, è stato particolarmente
provante anche dal punto di vista emotivo. Infatti vi chiedo un super lavoro questa sera. Partiamo allora dal tuo reportage di oggi che riproponiamo, e su questo magari aggiungiamo qualcosa. La BBC di Mirandola, purtroppo qui il tributo è stato grave, ci sono 3 vittime. Vediamo il servizio che abbiamo realizzato, che ha realizzato Cristina Provenzano. È salito a 3 il bilancio delle vittime nella BBG di Via di Mezzo a San Giacomo Roncole di Mirandola, un'azienda che si occupa di meccanica di precisione nella quale lavorano 33 dipendenti. Dopo la prima scossa di questa mattina, la macchina dei soccorsi si è mobilitata subito con 5 squadre dei vigili del fuoco, l'aiuto dei cani e di un drone per le riprese aeree. Noi avevamo avuto l'agibilità nella giornata di giovedì perché c'era stato un qualche danno, ma era uno dei pochi capannoni che insomma, aveva tenuto. Abbiamo avuto l'agibilità e poi insomma tra una cosa e un'altra ieri mattina abbiamo ricominciato a lavorare. Eravate tutti al lavoro questa mattina quando c'è stata la scossa? Tutti effettivi, è che per sicurezza ci hanno detto teniamo i portoni aperti, però il problema è che si è smembrato il capannone, quelli che sono usciti, uscendo davanti, noi siamo usciti davanti al capannone per la porta dell'ufficio. Veniva giù l'ufficio, era un inferno, una cosa che pazzesca. Io una cosa così non l'ho mai vista. È che anche adesso si sente la terra che trema sotto, sembra 100 metri. Purtroppo abbiamo rinvenuto altri 2 corpi, quindi diciamo il bilancio delle vittime sale a 3. E la ricerca ha dato purtroppo un esito sfavorevole. Adesso noi recupereremo queste, ci organizziamo per recuperare le salme e poi ci metteremo in sicurezza la struttura, quindi nastrando, delimitando l'area, e poi ci sposteremo su un altro posto molto probabilmente. Ci può dire qualcosa sulle... Una precisazione in aggiunta a quello detto dal collega, ultimando le operazioni dette dal collega. Oddio! Oddio, molto forte questa, è una cosa molto forte. C'è appena stata una scossa fortissima. Molto, molto forte. Eh beh, avete visto che purtroppo il fenomeno è ancora in piena attività, per cui le previsioni, come sapete, non se ne possono fare. Cerchiamo di stare, di tenere gli operatori in sicurezza e di non esporli a pericoli inutili ormai. Alle nostre spalle il centro di Mirandola completamente deserto, transennato, questa lunga giornata continua all'insegna della paura e del terrore qui a Mirandola dove la terra continua a tremare, è crollata una parte del Duomo, è crollata una parte di San Francesco quasi rasa al suolo, ma anche una parte della scuola elementare, quindi quello che c'è in questo momento è terrore e voglia di scappare da qui in realtà. Abbiamo sentito lo scoppio e sono volati via i pezzi, eravamo lì dalle suore perché eravamo spaventati che lungo la via Fulvia, come vedete, è molto distrutto. E così nel secondo. Poi quando c'è stata l'altra all'una e mezza, non mi ricordo, è venuto via ancora un pezzo, di là dall'altra parte anche, proprio c'è stato un boato e uno scoppio esagerato. Cosa è successo al Duomo stamattina con le scosse di questa mattina? Sono crollate le navate laterali e quindi insomma quel po' che ci era rimasto è finito. Che cosa si sente di dire alle persone? Adesso intanto c'è da resistere, poi riprenderemo, dovremo rimettere a posto le cose, non c'è mica altra strada. Il problema è i tempi e anche le risorse. Ero Pierre qui in via Fulvia alle 9.30 con la scossa, sembrava la fine del mondo, l'apocalisse. La chiesa dei frati è venuta tutta giù, una cosa incredibile, guarda, siamo dei profughi da un giorno all'altro. Io ho salvato la mia roba, ho salvato la mia vita, ma c'è tanta gente, poveretta, che ha perso tutto. È stata una cosa impossibile da descrivere. Ecco. E il servizio di Cristina
Provenzano, chi c'era come cameraman con te? C'era Sandro Barbieri. Ecco, e Sandro Barbieri, che è anche il mio regista solito di Nautilus, si allarga su quello che è successo Mirandola Centro. Su questo avremo delle immagini, un servizio inedito sul crollo al Duomo di Mirandola, ma restiamo su questo incipit di questo nostro approfondimento, perché è legato ai luoghi di lavoro, a persone che sono tornate a lavorare e che sono morte lì dentro. Allora, tu che eri lì, siamo rimasti in collegamento lungo, hai assistito anche in diretta a una scossa, la stessa che abbiamo avvertito noi nello studio della diretta, quella, la scossa a cavallo delle 13, molto, molto forte. Ma mi interessa il lavoro dei soccorritori, sul quale avevamo tutti riposto grandi speranze, raccontaci. Sì, come dicevo prima, noi siamo arrivati sul posto dopo una cinquantina di minuti, quindi la macchina dei soccorsi era già operativa di fatto. Appena siamo arrivati abbiamo parlato con qualche testimone che ci ha raccontato, come abbiamo potuto vedere nel servizio, la paura ovviamente che c'è stata, la forte paura, perché queste persone, questi lavoratori erano tornati ieri mattina a lavorare. Certo. La fabbrica era stata dichiarata agibile giovedì scorso e ieri mattina erano tornati al lavoro. Insomma, quello che ho sentito dire più spesso era: questa cosa non ci voleva, proprio ora che cercavamo di tornare tra virgolette alla normalità. Poco dopo, in realtà, erano 5 le squadre dei Vigili del Fuoco impegnate con squadre che provenivano anche da fuori regione, dalla Toscana e dal Piemonte. Poco dopo, purtroppo, siamo venuti a sapere della conferma del decesso della prima persona dispersa. Sì. E poi per ore sono continuate le ricerche. I lavori sono stati coadiuvati anche con squadre che si avvalevano dell'ausilio dei cani. È arrivata la ditta che si occupa di monitorare dall'alto con un drone, con delle telecamere, per capire insomma come poter muovere i soccorsi anche. E quindi insomma sono stati tanti mezzi messi a disposizione, come possiamo vedere proprio in queste immagini. Anche le gru sono arrivate per tenere in piedi la struttura, per cercare di effettuare in realtà proprio perché i soccorsi. Rischiava di crollare anche sui soccorritori. Esatto, rischiava di crollare la facciata. Sono immagini, diciamo. E guardate, queste sono immagini sulle quali, passato adesso il momento di emozione più forte, ci saranno forse la coda di approfondimento, di recriminazione e anche di polemiche più forte, cioè perché sono morte persone al lavoro, perché la maggior parte dei crolli è avvenuta in edifici industriali, in capannoni industriali. Su questo ovviamente ci sono anche già prese di posizione precise. Questa mattina noi abbiamo sentito il geologo Panizza, che abbiamo interrogato sulle cause del sisma, sul quale, se avremo tempo, qualcosa poi aggiungeremo. Lui stesso diceva: qui veramente l'interrogativo è su queste strutture, questi lunghi capannoni che poi entrano in risonanza, su come sono stati costruiti, su perché sono così vulnerabili. Non per forza per la ricerca di responsabilità, ma certo è un tributo pagato durissimo. Infatti, non a caso abbiamo iniziato questa nostra ricostruzione dei nostri reportage con i nostri inviati dai capannoni industriali. Alessandro Iori, tu eri a San Felice, e anche lì una fabbrica. Una fabbrica, una constatazione, stesso settore rispetto alla BBG, perché anche la meta di San Felice, polo industriale di San Felice, via Perossaro, opera nel settore della meccanica di precisione, e anche qui 3 le vittime che sono state accertate nel corso della giornata: un ingegnere italiano di Mirandola che stava effettuando il sopralluogo per verificare la solidità della struttura, chiamato dal titolare proprio per cercare di verificare che tutto fosse in ordine, e 2 operai, un indiano e uno di nazionalità marocchina. Ecco, un indiano e un marocchino. Infatti, nel reportage che adesso vedremo, realizzato da Alessandro Iori insieme ad Elena Benassi questa mattina, c'è proprio la reazione, comprensibilissima peraltro, dei compagni di lavoro, in particolare gli stranieri deceduti, che lanciano anche qualche accusa sul perché si sia tornati a lavorare in queste condizioni. Sono ovviamente reazioni comprensibili. È morto uno dei loro compagni, lo conoscevano, e credo che tu abbia assistito anche a scene, diciamo, quelle che mettono a dura prova anche i nervi, cioè le famiglie che aspettavano. Famiglie che aspettavano un responso, il fratello
fratello della vittima che attendeva fuori, lui stesso era impiegato alla Meta ed era riuscito invece a mettersi in salvo, attendeva notizie e poi la scena dell'uscita del vigile del fuoco che dice l'abbiamo trovato, però purtroppo non c'è stato nulla da fare, e le famiglie con le mogli, i figli che si abbracciano, i bambini che piangono, insomma è stata davvero una scena abbastanza forte dal punto di vista emotivo. Una scena straziante. Vediamo allora il servizio realizzato sul luogo di questa ennesima tragedia. Tre i morti accertati nel crollo verificatosi questa mattina alla Meta SNC di San Felice, ditta di costruzioni meccaniche nel polo industriale. Due operai, un marocchino e un indiano, da anni alle dipendenze dell'azienda, ed un conosciuto ingegnere mirandolese chiamato dal titolare di Meta per effettuare delle verifiche sul capannone che poi è crollato, sbriciolato improvvisamente sotto la potenza del sisma. Avevano ripreso venerdì a lavorare dopo alcuni giorni a casa. L'edificio era stato controllato e l'azienda aveva ottenuto il via libera a riprendere l'attività, ma i lavoratori non si sentivano sicuri, ci hanno spiegato questa mattina alcuni colleghi non in turno e alcuni parenti delle vittime. Avevano paura, qualcuno addirittura parla di crepe evidenti. C'è paura da stare dentro. Tutte le travi spostate da quelle di domenica. E l'hanno anche obbligato per lavorare, per venire per forza a lavorare, se no, se non venivano le licenziano. L'hanno obbligato per forza a venire a lavorare. L'hanno obbligato, non è mica giusto così comunque. C'è anche lui. Allora, questo qua che è morto, che è un mio amico, ieri, mentre andavamo a fare la preghiera, ha detto che deve fare la procura per la moglie. E ce ne sono anche il testimone che ha detto così, perché sa la situazione dal capannone. Perché dicono che li legano con i fili di ferro e l'hanno obbligato, e l'ha avvisato il direttore, da domani iniziano i torni in quella situazione lì, da quel campannone lì. Lui diceva che era tutto crepato sopra, si vede pure. Sapeva già che devi morire, sapeva da ieri, c'era anche il mio collega che era con me, era con noi. Anche stamattina suo fratello ha rifiutato di venire, l'ha obbligato lui di venire, quello che era con voi. Perché ha detto che dobbiamo andare a lavorare perché perdono dei clienti, perdono dei quadri, vuol dire che sono obbligati di venire. L'ho visto davanti al campo di Fanale Emilia, io l'ho chiesto, ma dove vai? Mi fa lavorare. Anch'io sto andando a lavorare, però è una cosa terribile perché lui non voleva neanche andare, poi l'hanno chiamato al telefono e l'hanno obbligato. La situazione dei lavoratori è drammatica, nel senso che c'era un po' di fiducia nel ripartire. Si dicono che hanno aperto, quindi ci sono state le valutazioni che le aziende erano sicure, però pare che molto sicure non fossero, perché ci hanno trovati dei nuovi crolli e quindi non so, adesso vedremo, immagino che faranno delle indagini, capire come mai queste aziende qua sono nuovamente crollate. E dopo la rabbia e la tensione, con la terra che distintamente sotto i piedi continuava a tremare, la comunità islamica si è stretta in preghiera proprio di fronte al capannone crollato, uniti contro la paura, uniti contro il dolore, uniti dinanzi alla tragedia. Fin qua il servizio, qui abbiamo possibilmente altre immagini. Prima però, adesso faremo una piccola pausa, voglio dare una notizia positiva che ci è arrivata in questo momento. Ringrazio Sabrina Ronchetti che da questa mattina sta coordinando il lavoro in redazione mentre noi abbiamo curato le dirette. La notizia è una notizia positiva: proprio in serata una donna è stata estratta viva dalle macerie a Cavezzo. Guardate che Cavezzo da questo sisma, dal sisma di oggi, è uno dei centri assolutamente più colpiti. Ce l'aveva anticipato Luca Sgarbi nei suoi collegamenti in diretta: si cercava una donna, è stata trovata viva, quindi anche in queste ore, in questi minuti, come vedete, l'opera dei soccorritori continua. La notizia viene dai vigili del fuoco, è stata caricata in ambulanza attorno alle 21, quindi poco fa. La donna, che ha 65 anni, è stata portata in un ospedale di Modena, è rimasta vittima di una premura, era infatti rientrata in casa in un palazzo di 4 piani in via Primo Maggio a Cavezzo, nel centro storico distrutto, per recuperare alcuni indumenti dopo la scossa delle 9 del mattino. Poi c'è stato il crollo che l'ha travolta, il palazzo è andato praticamente sbriciolato, la donna si è salvata perché è protetta dalla spalliera del letto, quindi una notizia
positiva e si continua a sperare. Adesso una breve pausa, poi abbiamo gli altri reportage di questa giornata, abbiamo la giornata da raccontarvi perché tutti, anche quelli che erano, non hanno potuto seguire, possono avere idea di come il nostro territorio sia ferito e sia stato colpito. Fra un minuto dopo la breve pausa pubblicitaria. Lutto nazionale è stato proclamato, questa volta la notizia del sisma in Emilia-Romagna non è destinata a scivolare in fondo alle notizie nazionali così rapidamente, purtroppo stiamo raccontando assieme a Cristina Provenzano e Alessandro Iori che erano fra i nostri inviati sul luogo del sisma di questa mattina e stiamo raccontando con le immagini dei nostri cameraman come si è svolta la giornata e quanto grave e profonda sia la ferita. Abbiamo visto colpiti in particolare operai, lavoratori che erano all'interno di questi capannoni industriali proprio con la speranza, visto che il lavoro era ripreso in molti casi solamente nella giornata di ieri, era il secondo giorno di lavoro e quindi della speranza e della ricostruzione. Però a San Felice tu hai raccolto altre immagini, magari se sì. Le vediamo. Altre immagini di altri crolli in capannoni, sì. E direi che il rullo che abbiamo montato partirà proprio con le immagini che abbiamo ripreso da un hotel che sta esattamente a metà strada. Eccolo qui, un capannone. Questo, fate i conti, sulla destra c'è il capannone dove sono state ritrovate le tre vittime, questo è immediatamente a sinistra. In mezzo c'è questo hotel che ci ha dato ospitalità per queste immagini anche dall'alto per documentarvi esattamente, insomma, credo che renda molto bene. Ma incredibile perché l'abbiamo sentito in diretta durante le nostre lunghe dirette della mattinata, il titolare di questo hotel che vi ha ospitato, loro non hanno subito nessun danno, una struttura perfettamente invece antisismica, davanti capannoni industriali. Esatto, e questo credo che sia un'immagine emblematica, questo è il cavalcavia ferroviario nuovo di San Felice, esattamente spostata la linea di mezzeria, la vedete, con la linea di destra che combacia con quella di sinistra in una giuntura del ponte, credo che sia davvero emblematica, uno spostamento di almeno 20-25 centimetri. Questi invece sono purtroppo i furgoni dei necrofori che portano via le tre salme dalla meta di San Felice con le immagini di dolore, insomma, dei familiari, degli amici, dei conoscenti. Prima abbiamo visto quelli della comunità islamica, questi invece sono della comunità indiana che piange anch'essa una vittima. E allora torneremo ovviamente su questo tributo di sangue che viene particolarmente dalle fabbriche, dai luoghi di lavoro, dai capannoni industriali. Mi permetti una invasione di campo in quello che è il mio campo? Certo. Dicevi in precedenza, speriamo che in questo caso la notizia del terremoto non scivoli velocemente nelle pagine più arretrate dei quotidiani. Io credo che l'annullamento dell'amichevole di questa sera della nazionale di calcio prevista a Parma, Italia-Lussemburgo, possa in qualche modo amplificare la notizia e una volta tanto dare una mano anche a comprendere il dramma vero che si sta vivendo qui in Emilia e che credo domenica scorsa fosse stato pesantemente sottovalutato. Bene, ti ringrazio Alessandro, detto da un cronista, un giornalista sportivo come te, la cosa assume anche un'altra valenza, un altro valore. Dicevo, aspettiamo notizie perché la nostra troupe è rientrata da poco e nel corso di questo nostro approfondimento avremo le immagini relative ad un'altra situazione molto grave, quella della Emotronic, dove i soccorritori sono ancora al lavoro alla luce delle foto elettriche per recuperare i corpi di operai travolti dal crollo, ma lo faremo nel corso del nostro appuntamento. Facciamo una piccola marcia indietro e torno da Cristina Provenzano. Abbiamo un servizio che è ancora inedito, non l'abbiamo ancora trasmesso, relativo ai danni, e qui andiamo al centro di Mirandola, esatto, che si sono verificati al Duomo e che tu citavi nel tuo primo servizio. Esatto, nel momento in cui io mi sono spostata nel centro di Mirandola, era ancora questa mattina, subito dopo il sisma delle 13, la scossa delle 13 e quella successiva, noi ci siamo spostati dopo essere stati davanti alla fabbrica, ci siamo spostati nel centro di Mirandola, era però off limits assolutamente, non ci si poteva assolutamente avvicinare né al Duomo né alla chiesa di San Francesco, soltanto le immagini che abbiamo potuto riprendere. E vediamo quanto giuste siano queste limitazioni. Esatto, anche perché c'erano delle fughe di gas subito. Quindi la zona è stata assolutamente messa in sicurezza, anche perché si temeva, insomma, il peggio, anche se c'erano persone che cercavano di raggiungere le proprie case per recuperare degli effetti personali. Abbiamo assistito anche alla polizia che cercava di dissuadere queste persone perché forse non ci si rendeva conto fino in fondo della gravità della situazione. Dopo l'altra troupe che stava seguendo la zona,
sempre per noi, è riuscita invece ad avvicinarsi, come possiamo vedere appunto. Come adesso guardiamo questo servizio, tenete conto che è stato uno servizio shocking che abbiamo fatto qualche giorno fa, quando abbiamo fatto vedere l'interno del Duomo di Mirandola, che era completamente distrutto, mentre l'esterno in qualche modo, pur essendo gravemente danneggiato, non faceva trasparire quello che c'era dentro. Avevamo con noi il sindaco di Mirandola. Bene, purtroppo questo sisma ci costringe a tornare su quei luoghi dove edifici già lesionati poi crollano in maniera quasi definitiva, come il caso del Duomo. Ma vediamo il servizio, lo vediamo anche noi per la prima volta. Una città fantasma colpita al cuore dopo le ferite del terremoto di 10 giorni fa. Così si presenta Mirandola. Nel centro, completamente chiuso ed evacuato, il Duomo è completamente sventrato, caduta la parte superiore della facciata e l'intera sacrestia. Sul campanile, ancora in piedi, si sono aperte profonde crepe. Un altro terrificante spettacolo nella chiesa di San Francesco, una delle 3 chiese francescane più antiche d'Italia. E le scosse hanno nuovamente colpito anche la torretta del Castello dei Pico. Eravamo in piazza verso le 9, c'erano i muratori che avevano già finito la torretta sopra, quella poi era venuta mezza giù, l'avevano quasi costruita e poi si è sentito ballare tutti dei versi e si sono aggrappati attorno alla gru che era sopra là. Adesso non sono morti, quelli si sono salvati, però la gru e la torretta è caduta proprio giù. Tutto da rifare? Tutto da rifare, non so se la rifanno. La macchina era già ripartita per fare qualcosa, adesso è un disastro. Un danno per tutti e si ha paura anche adesso, si sente sempre tremare, hai sempre i piedi che è brutto, questa volta è un brutto disastro. Di fronte alla tendopoli allestita nel centro sportivo, l'unità di comando locale dei Vigili del Fuoco lavora senza sosta insieme a Protezione Civile e Polizia Municipale per cercare di soddisfare le numerose richieste che arrivano dalla popolazione duramente colpita. Stavo facendo le mie cose che abitualmente faccio, mattina a caffè, improvvisamente un boato e un tremolio pazzesco e tutti i piatti giù e sono caduta, tra l'altro guarda, mi sono fatta anche male, mia mamma che correva, le ante degli armadi che sbattono, i vestiti giù, è l'inferno. Molto peggio dell'altra volta. Sì, decisamente, forse meno duratura ma molto più intensa. Intanto il comune fa il conto dei danni e lancia un appello. L'80% delle ditte di Mirandola della zona artigianale sono in ginocchio, o inagibili o gravemente danneggiate. E questa è la cosa che ci spaventa di più, perché è praticamente dire che il tessuto produttivo rischia di essere compromesso. E per quanto riguarda il centro cittadino? Il centro cittadino è zona rossa, è praticamente invalicabile. Abbiamo edifici civili inagibili, gravemente danneggiati, la gente sta per essere evacuata e i principali simboli come il Duomo, il San Francesco, che non esistono più. Le persone che hanno difficoltà nel trovare cibo e aiuti alimentari si devono recare ai campi, lì troveranno assistenza. Magari bisognerà aspettare un po', ma il cibo c'è e recatevi ai campi. Chi ha paura di rientrare in casa vada ai campi a rifornirsi. Questo è il servizio di Gabriele Morelli, abbiamo visto a questo punto cosa rimane del Duomo di Mirandola. E proprio tu, Cristina, nei giorni scorsi eri stata a Mirandola, hai potuto fare purtroppo triste raffronto di immagini. Sì, un prima dopo. Eravamo entrati con le nostre telecamere pochi giorni fa all'interno del Duomo per vedere come era stato colpito e che cosa ne era rimasto, e purtroppo io mi ero trovata di fronte a una scena come quella che ricordavo dal terremoto di Assisi, il soffitto della chiesa squarciato con insomma, dei resti su tutta la navata, eccetera, e vederlo così ulteriormente danneggiato, diciamo raso al suolo, perché comunque una metà... le navate sono crollate completamente, è assolutamente un po' scioccante. E sempre pochi giorni fa avevamo fatto un piccolo tour dei negozianti che avevano cercato di tornare alla normalità, di riaprire i negozi. Adesso la situazione sicuramente è drammatica, ecco. Le parole sembrano ormai consumate, questa è la verità, verrebbe voglia semplicemente di lasciare scorrere le immagini, che sono spesso molto più eloquenti di quello che noi riusciamo a raccontare, ma è ovvio che bisogna raccontare quello che è successo, tutti devono averne coscienza, tutti devono vedere la gravità della situazione, anche perché questa è la precondizione per qualsiasi cosa di positivo si voglia fare da ora in poi. Abbiamo altre immagini delle ferite inferte dal sisma di questa mattina al nostro territorio.
quello che molti hanno definito non una continuazione del terremoto precedente, ma un secondo terremoto, e viene da pensare che sia davvero così, almeno negli effetti. Rimanete lì, abbiamo altre immagini subito dopo la pausa. E allora torniamo, e proprio in questo momento è rientrata pochi istanti fa la troupe che ancora avevamo sul posto. Dove c'è la fabbrica Emotromic a Medolle, è stato uno dei centri quest'oggi al centro dell'attenzione maggiore, perché lì è ancora in corso un'opera disperata di liberare i corpi di operai travolti dal crollo del capannone di questa, è una importante azienda del settore collegata al settore biomedicale a Medolla. Lì per tutto il giorno Emanuela Zanasi è stata sul posto, ci ha aggiornato e informato con notizie e con immagini sull'opera di scavo e di ricerca fra le macerie, molto molto difficoltosa, molto pericolosa, e anche in serata l'opera è continuata. Ci sono novità che adesso vediamo in questo servizio che ci è appena rientrato. Un lavoro che sembra senza fine, quello alla Emotronic di Medolla. I soccorsi per scavare tra le macerie dello stabilimento crollato questa mattina sono ancora in corso e, se necessario, proseguiranno tutta la notte. Due dei tre ancora dispersi, ci ha spiegato il personale del 118, sono stati individuati purtroppo senza vita, ma prima di scavare tra le macerie con le scavatrici è necessario individuare il terzo disperso. Cosa significa non hanno segni vitali? Significa che rispetto alla loro condizione, rispetto al fatto che si muovano meno, respirino, si valuta il rischio dell'estrazione rispetto al... è una cosa un po' triste, è un calcolo molto triste. Questo vuol dire che non c'è speranza di trovare queste due persone già individuate ancora in vita? Direi purtroppo no, adesso io purtroppo non posso fare stime, ma è stata fatta un'individuazione, quindi una marcatura, quindi, e comunque è una zona in cui è molto difficile scavare a mano. Sicuramente valuta comunque l'intervento efficace o meno anche rispetto alla pericolosità del sito e alle condizioni del paziente. Questo purtroppo è la triste regola del triage, purtroppo è brutto, però è così. Voi state operando da diverse ore? Io sono arrivato qui da poco, c'è un'ambulanza del 118 di Modena da questa mattina, di fatto da quando sono iniziate le operazioni di scavo e di ricerca. Rimarremo qui sicuramente finché non verrà individuato l'ultimo disperso, perché di fatto è ancora un disperso. Intanto davanti alla Emotronic sono arrivati i parenti delle vittime e dei dispersi. C'è mio nipote che è dentro e fa parte dei dispersi. I due deceduti non sappiamo se c'è. Speriamo di no. Sai se tuo nipote aveva detto qualcosa nei giorni scorsi sulle condizioni del capannone dopo la prima scossa? No, questo no. Penso che sia stato avvisato che era agibile e di conseguenza come gli altri sono venuti a lavorare. Loro erano tranquilli? Credo di sì. Al momento che ci viene data l'agibilità di un qualcosa, sono gli esperti che fanno questi controlli, sono loro che ci dicono sì, va bene, è a posto. Tutto in pochi lunghissimi secondi, un crollo spaventoso che ha colto i dipendenti della Emotronic al lavoro intorno alle 9. Pochi secondi e l'apocalisse. Quattro dei ragazzi che erano all'interno dell'azienda sono rimasti intrappolati nelle macerie. Ma c'è chi è riuscito a trovare una via d'uscita da quell'inferno, come questo ragazzo collega delle persone rimaste schiacciate dal crollo. Non abbiamo avuto il tempo di nessuna reazione. Tre secondi ci siamo guardati in faccia e poi si è crollato. Quando mi sono tirato su, mi ha tirato su un collega e poi siamo andati via. Ma stavate lavorando in quel momento? No, l'azienda non era stata danneggiata dall'altra scossa? Lievemente, ma io non... E tu sei scappato insieme ad altri? Sì. Dalla parte che vede lì. E dentro chi c'è? Chi c'è rimasto? Dei colleghi. Reparto produttivo. Produzione, sì. È venuto giù tutto? Tutto in un colpo. E non in quanti siete riusciti a scappare? Noi, perché un reparto piccolo, eravamo in tre. Il mio capo reparto è in ospedale, quello che mi ha tirato su e basta. Tu sei caduto perché sei stato... stavi in piedi? Io ho sentito la roba sulla schiena, adesso avrò qualcosa anche dentro la schiena, non so, del male, però sto bene, riesco a camminare. Cioè, impressionante il bilancio, sono in pratica tre morti e un disperso, e ancora, come avete sentito, i corpi non sono stati recuperati, si attende, ci sono procedure da seguire in questi casi.
devo dire che le immagini che più colpiscono sono queste immagini di completamente devastato il capannone, sembra quasi sbriciolato da questa mano potente del sisma. E avete visto anche le fabbriche vicine, che sono state anche quelle molto colpite, c'era la Menuli vicino, un'altra fabbrica importante del settore alimentare, con una parete praticamente crollata, ma tutte le capriate di questo capannone crollate, sbriciolate una sopra l'altra. Sono queste immagini che ci inducono naturalmente a riflettere, perché è vero, abbiamo avuto gravi ferite sul patrimonio monumentale e storico dei centri della Bassa Modenese, ma questa è terra produttiva, lo sappiamo, è terra di capannoni, la Padania e la Capannoni Land la chiamavano, ma se questi capannoni si sbriciolano di fronte ad un episodio sismico come questo, credo che abbiamo gravi interrogativi da porci, e saranno interrogativi per i prossimi giorni. Proviamo allora con Cristina Provenzano e Alessandro Iori, che sono due degli inviati che TRC ha mandato sul posto, e sono i due che sono riuscito a costringere a rimanere qua in studio per raccontarvi ulteriori immagini dopo la lunga diretta che è durata ore durante la giornata che abbiamo sostenuto. Alessandro, voi avete girato anche nei luoghi meno battuti, sì, diciamo, dalle informazioni, dai media e dalle televisioni, ad esempio Mortizzuolo, anzi, se dalle regie ci aiutano, che cosa hai visto? La chiesa di Mortizzuolo era stata danneggiata dal primo sisma e oggi l'abbiamo trovata completamente distrutta nel campanile, davvero una scena, eccola qui, campanile completamente azzerato, con gravi danni per la struttura della chiesa e della canonica adiacente. Sono immagini davvero impressionanti, perché ricordavamo la foto del campanile danneggiato, sì, nel primo sisma, e oggi l'abbiamo ritrovato così, il campanile di fatto non esiste più. E girando per la campagna, diciamo che il meccanismo terribile di questa giornata, sì, cioè il raffronto, esatto, tra il primo sisma, tra la prima e la ferita seconda, e questa definitiva. E la domanda che infatti si facevano i soccorritori, i tecnici, chi lavorava per i soccorsi di oggi, era: ma era già così oppure è frutto di quello che è successo oggi? E in questo caso è frutto di quello che è successo oggi. Questo era allora Mortizzuolo. La chiesa di Mortizzuolo. La chiesa di Mortizzuolo, sembrano immagini di bombardamento, di tempo di guerra. E allora proviamo, nello spazio che abbiamo, poi questa sera non riusciamo a riproporvi tutto il materiale di oggi, anche se qualche materiale che vi stiamo proponendo è inedito, ci è appena arrivato, che non riusciamo poi a tenere dietro alle mole di immagini che riusciamo a raccogliere, al lavoro dei nostri inviati, in questo caso mobilitati proprio per dare un'informazione puntuale. Però ci sono situazioni particolari che vorremmo raccontare, come quella di Rovereto di Novi, un altro centro minore di cui non sempre si è parlato, che invece è stato a sua volta interessato da un crollo importante e purtroppo dove si conta anche una vittima. Vediamo il servizio. Da zona sinistrata a cittadina fantasma, a Rovereto, frazione di Novi, il terremoto è stato una tragedia in due atti. Il sisma delle 8:59 ha lesionato le case del centro oltre ogni speranza di recupero. Crepe larghe quanto un pugno sulle colonne portanti, gli edifici della piazza tutti recintati. Il soffitto interno della chiesa pericolante, unica vittima il parroco locale. Era tornato nella chiesa assieme ai vigili del fuoco per assicurarsi che reggesse, ha ceduto invece uccidendolo. Beh, io sono molto dispiaciuta per Don Ivan, davvero molto. Era solo entrato per dare un'occhiata, perché c'erano i vigili del fuoco che erano venuti a fare un sopralluogo, e proprio nel momento in cui c'è stato il terremoto, e lui non ce l'ha fatta. Mi dispiace molto molto. Ma il colpo più pesante alla città lo ha inferto la seconda scossa, quella interminabile in tre parti, avvertita tra le 12:56 e le 13. Questa volta l'epicentro lì sotto, a pochissimi chilometri dal centro abitato. La magnitudo è 5.4, abbastanza da far crollare quanto di pericolante c'era in centro e attorno ad esso. La senti? Anche adesso senti? Non si può fermare. Signore, la roba la prendete dopo. La prendete dopo, dai, la prendete dopo. Stanno crollando le case, signori, stanno crollando le case. Fuori, fuori! Tutti fuori dalle case, come aveva detto il sindaco, lontani dai muri e dalle transenne. Già in serata viene prestato soccorso a un'intera cittadina sfollata. Tutta la striscia. Tutta la strada. A Rovereto di Novi, ovviamente una di quelle notizie che, diciamo, poi prevalgono nel racconto di una giornata così tragica e drammatica sulle altre. La vittima è il parroco Don Ivan, anzi vi faccio vedere anche i media nazionali, Corriere della Sera in questo caso, se dalla regia riescono a mandarlo.
è riuscito a pubblicare la foto di Don Ivan anche, e la storia della sua morte, che ha veramente gettato nell'angoscia e nel dolore tutto il paese. Don Ivan è entrato nella chiesa assieme per un piccolo sopralluogo, la chiesa gravemente danneggiata e lesionata, per un sopralluogo assieme ad alcuni vigili del fuoco. Si è attardato un attimo prima di uscire, così si dice, per recuperare una immagine sacra di una Madonna, una piccola Madonna, una Madonnina che lui voleva ovviamente salvare dalla distruzione e portarla in salvo fuori dalle macerie della chiesa. Questa esitazione gli è stata fatale, perché un altro movimento di assestamento ha fatto cadere un'altra parte del muri della chiesa e lo hanno colpito in pieno. Quindi abbiamo questa vittima a Rovereto. Questa è una storia di quelle che ovviamente rimarranno impresse nella memoria, anche se abbiamo visto e abbiamo dedicato la prima parte di questo nostro approfondimento al tributo grave di sangue pagato sui luoghi di lavoro. Abbiamo adesso, però, vorrei proporvi un altro servizio, cerco di mandare più notizie possibile a chi magari non è riuscito in giornata a seguire tutti gli eventi e a coprire tutti i centri possibilmente. Abbiamo un servizio che riguarda Concordia che vi proporrei adesso. Se è pronta la regia, abbiamo ovviamente diverse... Qualche secondo stanno preparando il servizio. Devo dire che la notizia dell'Emotronic ci ha buttato un po' nello sconforto, chissà perché, anche quando il quadro ormai è chiaro a tutti della gravissima tragedia, il filo di speranza non si perde mai. L'ultimo servizio, il penultimo servizio che abbiamo visto purtroppo sulle tre vittime, il disperso all'Emotronic di Medola, devo dire ci hanno parecchio rattristato, proprio perché rimaneva un barlume di speranza. Vediamo ora il servizio su Concordia. Quindi abbiamo bisogno di lavorare anche con la necessaria calma e freddezza, ma anche che le strade siano sgombre. Qui sta continuando terribilmente a... Oddio! Sta continuando... Questa era una delle tante. A Concordia il nuovo sisma ha colpito subito alle 9 del mattino, uccidendo un anziano raggiunto da un cornicione crollato e sbriciolando il centro storico. Anche il municipio, che aveva retto al di là di qualche danno superficiale, alla scossa del 20 maggio. Il centro è di fatto inagibile, transennato, si entra solo coi caschi e accompagnati dai vigili del fuoco. I residenti vengono allontanati, in tanti hanno dovuto lasciare le case, qualcuno la propria macchina. Nel parco adiacente al centro la gente si raccoglie e cerca risposte. Nemmeno quella zona è sicura in realtà. La torretta della locale sede dei carabinieri è stata di nuovo danneggiata, può crollare. Il ponte che conduce a Novi sopra il fiume Secchia è chiuso. La città ha reagito con prontezza, vigili del fuoco, ambulanze, forze dell'ordine e ovviamente volontari. Anche il sindaco si rimbocca le maniche, ma manda un messaggio chiaro alle autorità nazionali. Gli eroi non bastano, ora servono risposte. A questo punto abbiamo veramente, veramente bisogno di una massiccia opera di soccorso da parte della protezione civile e anche del volontariato. Allora, prego la regia di preparare il servizio anche su Finale, non è che questa sera riusciamo a raccontarvi tutto con tutti i particolari di quello che è successo, però Finale, Cristina Provenzano, è stata nei giorni scorsi, Finale è stato nel sisma del 20 maggio, di quella domenica, è stato un po' sì, il luogo individuato come il più colpito, il luogo simbolo con le immagini che hanno un po' fatto il giro di tutto il mondo sui media, quello della esatto, torre prima solo sbrecciata e poi crollata definitivamente. Sì. Questa volta sembra che Finale abbia subito, insomma, viste le gravissime ferite che ha già subito, insomma, l'epicentro si è un po' spostato, certo, del certo, sisma, quindi come dicevamo prima c'è chi parla di due distinti fenomeni, quindi anche il fatto che l'epicentro si sia spostato, insomma, ne è forse la riprova, ecco, anche se io non sono particolarmente competente. Sì, come dicevi tu, io a Finale ci sono stata subito dopo il primo sisma, quello della notte tra il 19 sì, e il 20, noi avevamo fatto anche in quell'occasione le dirette dalle prime ore del mattino, dalle 8 del mattino, quindi noi alle 8 del mattino, io ero anche forse un po' prima, ero arrivata a Finale, perché e lì ci sono restata in realtà tutto il giorno per raccontare quello che era successo. A Finale nel primo sisma era crollata la torre più alta del castello, certo, era... alla mattina era crollata a metà la torre dei Modenesi, la torre dell'orologio, che poi si è sbriciolata col sisma successivo del pomeriggio di domenica 20 maggio, e poi comunque tutto il centro di Finale era stato blindato, anche
la parte più alta del municipio in parte era crollata, in realtà oggi col secondo sisma, come potremmo vedere, è crollata definitivamente. Quindi anche lì negli ultimi giorni si cercava lentamente di rientrare alla normalità con un restringimento della zona rossa. Adesso la situazione sarà sicuramente peggiorata. Vediamo il servizio che ci aggiorna sulla giornata di oggi, come è stata vissuta a finale, vediamo. Una parte era già caduta domenica 20 maggio, ma oggi, dopo la scossa di questa mattina, la torre del comune di Finale è definitivamente crollata. È il danno più ingente di questa seconda ondata di un terremoto che sembra non voler finire e che ha gettato nuovamente nello sconforto la popolazione di questo, che è uno dei luoghi simbolo del terremoto che ha colpito l'Emilia. Sì, non credo che ci sia l'animai a una situazione del genere. Io penso che ogni volta, cioè, sia come la prima volta. Non credo che ci alleneremo. Ho un bar e ho aperto giovedì scorso, solo il mattino, per cercare di tornare alla normalità per quanto è possibile. E stamattina di nuovo un'altra scossa così grossa, purtroppo con anche dei morti stavolta. Dopo la scossa delle 9, il centro non è stato ulteriormente transennato. Le zone inaccessibili sono rimaste le stesse di ieri e nel silenzio spettrale del paese qualche negozio ha deciso di rimanere aperto. Fino alle 9 avevamo molta più fiducia, adesso sai, un po' si perde, bisogna riacquistarla. Speriamo, bisogna reagire. Perché... La decisione di chiudere vi è passata per la mente oggi in questa giornata? No, adesso, ma appena parlato col maresciallo, ha detto che forse tornano a chiudere il centro storico per tornare a rivisitare un po' tutto quello che hanno già agibilitato, perché purtroppo quelli che firmano, sai, si trovano delle responsabilità non indifferenti. Alle 13, infatti, dopo le nuove scosse, l'intera parte centrale di Finale è stata chiusa in via precauzionale, mentre nelle tendopoli gli sfollati si dividevano tra un rinnovato sconforto e un'instancabile voglia di ricominciare. Cercavamo di reagire in un qualche modo, no? Riaprendo le attività e quant'altro, però con queste due scosse di assestamento, no, con queste due scosse ci ha fatto capire, insomma, che ancora le cose non decidiamo noi, ma le decide qualcun altro. Io mi auguro che passi presto, cerchiamo magari di essere un po' ottimisti anche nonostante la situazione, speriamo che passi presto e che possiamo tornare alla normalità, che la gente rientri in casa, che conserviamo i posti di lavoro e che il paese torni quello che era prima. Noi abbiamo richiesto ulteriori tende, questo campo attualmente ospita circa 300 persone, abbiamo oggi, dopo la scossa, cominciato ad arrivare nuove domande, abbiamo fatto domanda al ripartimento per avere ulteriori tende e noi riusciamo a ospitare altre 7-8 tende per un totale circa di una sessantina di persone ulteriori. E oltre alla paura si fa ancora più forte anche la rabbia di chi nelle tendopoli non è riuscito a trovare posto. Una paura che non passa, le autorità che non prendono decisioni, l'abbandono completo, quando invece voi sapete benissimo che l'Emilia Romagna è sempre stata in prima linea, ogni qualvolta c'è stato bisogno per questa nazione. L'Emilia Romagna è sempre stato il cuore pulsante, l'Emilia Romagna ha sempre aiutato le altre regioni e oggi ci sentiamo un po' abbandonati. Ci sentiamo abbandonati e pensiamo alle difficoltà del prossimo periodo, dei prossimi giorni, pensiamo alla notte e alle notti che bisognerà ancora passare con un evento sismico che, come ci spiegano gli esperti, non è finito, non è terminato e non si sa neppure se la ripetizione delle scosse, che comunque è quasi una certezza, avverrà in maniera decrescente oppure se sarà ancora possibile arrivare alle magnitudo che abbiamo conosciuto oggi. Queste cose vanno dette, sono nella consapevolezza e nella coscienza di tutti, questo ci dicono gli esperti ed è l'unica cosa precisa a cui arrivano. Sul resto, sulle cause, abbiamo già delle ipotesi, delle tesi diverse, magari nei prossimi giorni avremo modo di approfondirle, ma già dai pareri che abbiamo sentito oggi ci sono ipotesi diverse su questo episodio sismico di oggi. Quanto è legato a quello del 20 maggio? Ancora c'è un punto interrogativo, c'è chi dice che sono due eventi assolutamente separati, perché separata sarebbe la faglia attraverso i quali la zona che ha generato questa energia, c'è chi dice in particolare che si tratterebbe, infatti non a caso l'epicentro è spostato di una ventina di chilometri più verso sud, quindi verso il centro capoluogo, verso Modena, anche questo è uno dei motivi per cui è stato avvertito di più in città rispetto a quell'altro, però sono posizioni sulle quali ovviamente ci vuole cautela, gli esperti stanno studiando, stanno valutando e noi seguiremo questo dibattito. Non riusciamo questa sera a proporvi tutto, però almeno le immagini
Per tutta la giornata Luca Sgarbi ci ha informato in diretta da Cavezzo, grazie ad un collegamento video che siamo riusciti a realizzare molto importante, di come invece abbia colpito duro il sisma a Cavezzo. A Cavezzo ci sono stati crolli, praticamente sono stati cancellati interi edifici, cambiata la geografia di quel centro. Ecco, vediamo le immagini. Nei giorni prossimi ovviamente dovremo approfondire in particolare la gravità delle ferite che ha subito il paese, e qui si contano al momento, e ovviamente la conta è ancora ufficiosa, 3 vittime. E a Cavezzo però è anche teatro questa sera, e ve lo abbiamo detto in diretta all'inizio di questa nostra trasmissione, finalmente una notizia positiva, cioè il fatto che proprio questa sera, poco dopo le 21, i soccorritori sono riusciti ad estrarre viva dalle macerie della propria casa una donna di 65 anni che si era rientrata in casa per recuperare alcuni indumenti, recuperare quello che è possibile, cioè un'operazione naturale, un impulso che ognuno di noi sente e che invece può dimostrarsi molto pericoloso, proprio mentre stava recuperando queste poche cose. Prima di uscire c'è stato un ulteriore crollo ed si è salvata solo grazie, come succede spesso in questi casi, a qualcosa di imponderabile, cioè sembra che sia stata la spalliera del letto a fare barriera alle macerie, e questo gli ha salvato la vita. Questa è la notizia positiva, speriamo domani di avere ulteriori dettagli su questa notizia. Io non so quanto adesso riusciamo a recuperare, però forse è opportuno, mentre i nostri inviati, mentre Cristina Provenzano e Alessandro Iori, che sono qua con me questa sera, erano in giro per le zone più colpite dal sisma, e noi qui si tentava di dare in diretta le notizie che voi riuscivate a raccogliere. C'era poi anche ovviamente la città capoluogo, c'era Modena, dove la scossa è stata avvertita molto molto forte, dove più dell'altra volta ci sono stati momenti di particolare paura e di tensione, dove per fortuna non si contano danni alle persone, però in questo servizio ricostruiamo alcuni degli episodi, il motivo per cui questa volta davvero tutti quanti si sono sentiti direttamente colpiti da questo sisma. Vediamo il servizio. Dovrebbero aver pronto il servizio su quanto è avvenuto questa mattina a Modena Centro con il crollo che c'è stato sia pur limitato, però nella Chiesa del Voto, in pieno cuore storico della città. Il servizio è pronto, e allora vediamo con le testimonianze. Fa paura quell'orologio fermo alle 9, l'orologio di Piazza Grande, Palazzo Comunale, è rimasto fermo all'ora del sisma. Diversi danni anche qui in centro storico, ovviamente non come nella bassa modenese. Abbiamo fatto un giro, vediamo cosa è successo. Grande paura questa mattina davanti alla Chiesa del Voto, dove subito dopo il terremoto è caduta al suolo una palla di marmo. Dentro la chiesa la situazione è buona, non ci sono una piccolissima crepa che sia aperta, ma neanche strutturale, quindi la situazione è molto buona dentro. Purtroppo secondo me il sisma, che è stato anche, non sono un tecnico, ma certamente è stato anche ondulatorio e per lunghi secondi, vuol dire che il perno che teneva la palla probabilmente ha fatto cadere la palla sulla piazza. Per fortuna è andata bene, il rischio era molto, però in questo momento devo dire che io sto veramente pensando a tutto quello che sta succedendo nella bassa. Un po' presto, ma in generale nel centro storico, oltre a questa chiesa, più o meno tutto sotto controllo? Più o meno tutto sotto controllo, qualche altra crepa nella chiesa di San Barnaba, qualche problema alla chiesa di San Biagio. Diciamo che queste strutture storiche hanno avuto qualche piccolo problema per l'intensità, non solo della scala Richter, ma per il fatto che sia stata prolungata questa scossa, che è stata, ribadisco, non sono né un geologo, quindi leggo quello che mi è stato detto, è stata sia ondulatoria che sussultoria. Il comune ha retto, anche su questo ci sono state informazioni subito sbagliate che provenivano da Parma su crolli in comune, non ci sono stati comuni, diciamo che ha retto la città, e questo è il dato positivo, e ora parte questo grande impegno per la solidarietà verso Medolla, verso San Felice. Insomma, mi dicono i miei agenti della Polizia Municipale che stanno tornando indietro, che vedono delle scene che non avevano mai visto, con lungo la strada, traffico, insomma, cerchiamo di reagire. Hai assistito a tutta la scena? Sì, io ero in servizio, faccio parte della Polizia Municipale di Modena, ero sotto al porticato di Corso Duomo quando ho sentito la scossa di terremoto, mi sono portata al centro della strada, angolo via Emilia, quando la mia attenzione è andata verso la chiesa, e sotto stavano transitando delle persone. A un certo punto ho visto la palla
di cemento armato, diciamo così, sopra la chiesa che stava crollando. Ho cacciato un urlo perché per mandar via le persone, cioè la frazione di un secondo, la palla è caduta a mezzo metro di fianco a queste persone. Queste persone si sono messe ad urlare e poi sono scappate. E poi la palla è rotolata verso la farmacia qua di Corso Duomo. Io e un altro signore abbiamo tentato di tamponare perché stava rotolando verso la vetrina e poi siamo riusciti ad appoggiarla verso il marciapiede. Una tragedia scampata? Una tragedia scampata, sì. Veramente è stata una brutta esperienza. Però per fortuna non è successo nessun ferito, ecco. Poteva essere una grande tragedia. Qual è la situazione? Allora, la situazione, come vedete, è di tensione perché c'è una partecipazione emotiva molto forte. Naturalmente la scossa di questa mattina ha destato molta preoccupazione seguendo i fatti dei giorni scorsi. I danni nel concreto qui in Modena città non sono per ora state segnalate situazioni molto critiche. Abbiamo naturalmente dei monumenti, degli edifici monumentali che stiamo mettendo in sicurezza, sono state evacuate, cioè, le scuole, nel senso che sono state liberate dalla presenza degli alunni. Sappiamo che i due maggiori ospedali, Baggiovara e il Policlinico, hanno adottato delle misure di cautela, come preparare delle soluzioni alternative oppure spostare ai piani inferiori i degenti. Non sono stati evacuati però? Non sono stati evacuati, per quanto ne so io, però chiaramente le notizie viaggiano con difficoltà oggi, in quanto la copertura sia su rete fissa che su rete mobile è difficile e le radio sono sovraccariche, le nostre radio naturalmente. Però stiamo gestendo questa emergenza insieme naturalmente a tutti gli altri che sono preposti, con, direi, in questo momento con abbastanza serenità. No, stavamo camminando molto semplicemente e non abbiamo sentito, noi la cosa non l'abbiamo sentita, abbiamo sentito la gente che urlava, ci siamo girate e c'era praticamente la palla che c'è caduta dietro, la palla della chiesetta che c'è caduta dietro e basta. E ha spaccato tutto. E col botto io sono caduta per terra perché mi ha beccato il piede, sono caduta davanti, mi sono spaccata la mano e sono terrorizzata in questo momento. Lo spavento è stato molto di più dell'altra volta comunque, molto molto. Si è sentito, o forse perché eravamo svegli, io dormivo che ho fatto il turno di notte, mi sono sentito tutto, il panico è molto. E questo era il servizio, devo dire, questa era le notizie che davamo ancora in mattinata in qualche modo su quello che è avvenuto in città, sulla città, sul capoluogo, su Modena. Abbiamo poi qualcosa da dire sui servizi che sono stati approntati in queste ore, ma lo facciamo dopo una breve pausa. E allora TRC speciale, approfondimento sul terremoto, arriva al termine di una giornata durissima per il nostro territorio, per le zone colpite, in particolare della bassa modenese, ma la cosa ovviamente è stata anche nel ferrarese. Arriviamo con un approfondimento che cerca di mettere assieme alcune delle cose, dei tratti salienti della giornata, per darvi un ulteriore prodotto informativo dopo la diretta che quasi incessantemente abbiamo tenuto durante la giornata. Grazie ai nostri inviati, due sono in studio con me, Cristina Provenzano e Alessandro Iori, grazie ai servizi che tutti gli altri hanno realizzato. Abbiamo visto poco prima della pausa un servizio sulla mattinata a Modena, cioè sul comune capoluogo, dove ovviamente danni alle persone non ci sono state e solo qualche danneggiamento come abbiamo visto. Forse però vale la pena completare l'informazione sulla città, no, Cristina? Sì, come diciamo nel servizio, anche a Modena è stata avvertita in maniera molto, molto forte la scossa, le scuole sono state fatte evacuare. E a differenza della scossa dell'altra volta, sì, insomma, era un orario scolastico, quindi certo, tutte le scuole sono state fatte ovviamente evacuare, perché comunque è stato avvertito in maniera molto forte. Per quanto riguarda le scuole, molte saranno chiuse domani, a Modena saranno chiuse, a Sassuolo, a Fiorano e in altri comuni. Anche a Carpi, l'Unione Terre d'Argine, praticamente Terre d'Argine, addirittura fino a sabato. Domani sarà chiusa anche l'università. Esatto, comunque l'elenco completo lo possono, sì, i nostri telespettatori lo troveranno sia su internet che su televideo. Ovviamente c'è tanta paura anche a Modena città e molte persone
non se la sentono di dormire nelle loro case. Infatti. Anche se magari non ci sono stati danni tangibili, ecco, quello che sicuramente è stato riscontrato è molta paura. Quindi il comune ha istituito, diciamo, due punti di ritrovo, uno al Parco Ferrari e l'altro nel parcheggio dei Portali, dove saranno aperti i servizi del Pala Casa Modena, insomma, per chi volesse passare la notte fuori di casa. Il sindaco ha detto che non ci sono situazioni di reale pericolo, che comunque se i cittadini non si sentono sicuri c'è questa opportunità, ecco, insomma. Certo, è opportuno chiarire che qui è tutto un altro capitolo rispetto, esatto, alle tendopole, ai campi che sono allestiti invece nei centri terremotati, da Mirandola a Finale, a San Felice e quant'altro. Qui si tratta ovviamente solamente di punti di appoggio, cioè per fare in modo che le persone che impaurite, giustamente da un certo punto di vista, in alcune case terrorizzate, abbiano un punto di appoggio per trascorrere questa notte che si preannuncia una notte difficile. Vorrei tornare un attimo indietro e consumare gli ultimi minuti con voi e sfruttare l'attenzione di chi ci sta seguendo, perché la mia sensazione, voi che siete stati sul posto, noi oggi abbiamo coordinato da qui, per cui non ci manca un po' questo polso, si raccoglie disperazione, anche proteste, mi sembra. Cioè, si raccoglie rabbia, si raccoglie rabbia, la anche sensazione che davvero l'Emilia sia stata trascurata, con l'alibi che è terra produttiva, che è terra di lavoratori, che è terra di gente che si rimbocca le maniche. Lo diceva un nostro intervistato, sì, nel servizio su Finale Emilia. L'Emilia è sempre stata in prima fila quando ci sono state emergenze in altre zone d'Italia. Da qui sono partiti soccorsi, volontari, fondi. Ora è l'Emilia che ha bisogno e in qualche modo prova a far sentire una voce che sente non ascoltata a dovere. Io credo che... Ci credo sia così, infatti, perché gente operosa, gente che non si lamenta, che fa le cose per conto suo, però sì, questo può essere un grande alibi, perché qui invece non possiamo abbandonare gente che non piange, gente che non urla, no, gente che però ha bisogno, ci va in questo senso momento di responsabilità, e su questo arriveremo. Posso dire però che Alessandro Iori, che in questo caso ha svolto molto bene, sta svolgendo molto bene il suo lavoro, pur essendo lui, sappiamo, un giornalista sportivo, voi lo conoscete, uno dei nostri volti importanti, tu che lavori anche a Milano sai, sì, benissimo come se una cosa non avviene da quelle parti viene presto marginalizzata. La sensazione di essere davvero provincia dell'impero mediatico, nel senso di, esatto, essere alla periferia dei centri di potere di informazione, la si ha in questi momenti, perché questa mattina, nei primi momenti in cui ancora non si aveva l'esatta portata del sisma e del dramma e del costo di vite umane, la notizia non era che c'era stato un nuovo sisma qui in Emilia-Romagna. La notizia era nelle radio nazionali che io ascoltavo venendo qui al lavoro, che si era avvertita anche a Milano, che a Milano la gente era in strada, che a Milano c'era stata paura, ma i danni sono stati qui. E questo è quello che ci auguriamo, che questa volta, meglio che 10 giorni fa, venga compreso, venga capito, venga in qualche modo anche affrontato in maniera concreta e tangibile, non con le parole che sono state spese 10 giorni fa. Certo, e questo è anche il nostro ruolo e il compito per cui ci impegniamo. Ecco, e allora, parentesi al volo, sì, proprio perché oggi anche noi siamo stati oggetto, insomma, di qualche contestazione comprensibile mentre persone, andavamo, sì, a riprendere. Cercate di capire, voi che siete nelle zone colpite, che vivete in una situazione di ansia continua e sotto stress, e noi lo capiamo, che noi siamo lì anche per portare le vostre istanze a chi in qualche modo dovrà poi fronteggiare i danni di questo sisma. Senza la nostra testimonianza è un sisma che cade nel silenzio, come è caduto quello di Ciro. Ti ringrazio Alessandro, volevo dirlo, e questo hai fatto bene. Comunque Cristina, anche tu hai toccato con mano che questa volta c'è una situazione di grande, che può arrivare a esasperazione, insomma, di sì, grande... l'esasperazione credo che ci fosse purtroppo già da prima. Già da prima, nel, certo, senso che comunque dopo il sisma del 20 maggio la terra non si è più fermata, quindi le scosse che noi magari qui a Modena abbiamo avvertito a volte marginalmente, a volte meno, lì sono state quotidiane, quindi le persone sono sotto stress anche a livello psicologico in maniera veramente massiccia, credo, e questa è stato un ulteriore shock. Quindi da un lato sì, noi siamo lì per raccontare comunque le storie delle persone, quello che sta accadendo, per far vedere anche
per abbattere i confini territoriali in qualche modo, però dall'altro lato dobbiamo anche avere la sensibilità di raccontare le cose in un certo modo, come credo che stiamo facendo, e devo dire che, essendo personalmente anche andata lì più volte, non sempre il circo mediatico ha questo rispetto. Certo. In generale. E allora, sono situazioni in cui una comunità deve tirar fuori il meglio di sé, ognuno deve fare prima di tutto bene il proprio mestiere, noi proviamo a informare. E allora vediamo, adesso sentirete dalle voci di chi conta in questi casi, il capo nazionale della Protezione Civile, il ministro Cancellieri, che se n'è volato via poche ore fa, è venuto qui a visionare cosa è successo oggi. Danno loro un quadro e danno loro i numeri gravissimi di questa emergenza nazionale, il numero degli sfollati e quant'altro, e prendono anche qualche impegno. Sentiamoli assieme e poi chiudiamo questo nostro speciale. Sentiamo. Sono venuto qua per testimoniare la volontà del governo di lavorare con le popolazioni colpite, con la regione, con la Protezione Civile. Siamo tutti insieme, è proprio a testimonianza della voglia di dare al più presto risposte a questa popolazione così duramente colpita. Già oggi il Presidente Monti con il Presidente Adani e con il Prefetto Gabrielli hanno fatto il punto della situazione, domani in Consiglio dei Ministri si prenderanno delle decisioni concrete per fronteggiare tutto quello che è necessario. Siamo qua perché vogliamo che al più presto l'Emilia possa ritrovare la popolazione, possa ritrovare le proprie case, i propri luoghi di lavoro e possa al più presto riprendere una normale vita. Consapevoli che abbiamo di fronte a noi un popolo molto forte, molto fiero, molto generoso, che impegnerà tutte le sue energie per ricostruire quanto distrutto. Da parte nostra non ci sarà nessun momento di debolezza e di cedimento, ma soprattutto una grande voglia di stare loro vicini e dare loro tutte le risposte che saranno necessarie. Ministro, lei prima ha visitato le zone terremotate, sì. Qual è la impressione da lui? Beh, un'impressione molto, molto dura, molto forte. Ho visto fabbriche distrutte, completamente accartocciate su se stesse, chiese devastate, tetti completi e poi crepe nel terreno. Direi che qualsiasi forma di attività, sia industriale che agricola, ha subito danni. Proprio si sente fortemente, proprio i danni sono stati veramente tanti e forti. Ho visto anche però gente solida e quindi bisogna che si rialzi la testa e si ricomincia a lavorare, sicuramente si farà. Noi stiamo facendo confluire sulle zone terremotate ulteriori strutture di attendamento. La stessa Ferrovia dello Stato ci ha messo a disposizione anche dei vagoni cuccetta. Però abbiamo con il Presidente Errani rivolto anche un invito alla popolazione ad accogliere la nostra offerta di strutture alberghiere, perché peraltro questo è un modo di gestione di tutti i terremoti che purtroppo hanno colpito il nostro paese. Quando il numero degli sfollati comincia ad assumere i contorni delle decine di migliaia, e allora la risposta dell'attendamento è una risposta immediata, ma a cui poi si fa fronte anche con le strutture alberghiere. Abbiamo già siglato un accordo con la Federalberghi, che ha messo a disposizione migliaia di posti letto, però in questo dobbiamo fare un'opera di convincimento, perché la gente in questo momento è scioccata, è smarrita. E non vorremmo che questo fosse percepito come una sorta di allontanamento, no, questo è soltanto lo sforzo che in questa fase il sistema offre per un'accoglienza decente, un'accoglienza dignitosa, e poi quando avremo capito esattamente la dimensione dei danni e le necessità di altro genere provvederemo, per cui noi ci auguriamo che al di là dei campi attendati, che nelle prossime ore ulteriormente aumenteranno sul territorio, anche la risposta delle strutture alberghiere venga vissuta come un corretto modo di fornire assistenza. Soggiungo, perché questo è stato deciso con il Presidente Errani e con i Presidenti delle province,
Siccome questo territorio è anche caratterizzato da una serie di presenze nelle campagne e che queste presenze nelle campagne sono strettamente collegate alla gestione degli animali e della terra, e quindi è impensabile che queste persone vengano allocate in maniera diversa perché avrebbe un'incidenza molto molto negativa sulla loro attività, stiamo predisponendo delle soluzioni, roulotte, camper, tutto quello che in qualche modo può essere allocato nei pressi di queste abitazioni in modo tale che si possano, pur in una condizione di disagio e per certi aspetti a volte di sofferenza, continuare anche la loro attività economica. Ministro del Consiglio dei Ministri, domani si ripartirà più un po' da zero rispetto sì, si farà punto della situazione e si vedrà quello che è necessario. Un altro messaggio che vorrei dare alla popolazione è che ci sarà un forte impegno delle forze dell'ordine che appunto stiamo mettendo a punto e faremo un incontro in questo senso con tutti i prefetti dei territori interessati, perché le loro case, i loro beni siano protetti e garantiti. Ci sarà un'intensificazione dei servizi di sicurezza proprio perché le persone debbono sapere che se anche lasciano le loro case, il loro territorio non rimane terra di nessuno ma sarà vigilato. Questo è un messaggio che ci terrei molto che arrivasse forte, come vorrei che arrivasse anche forte un messaggio di cordoglio a quanti hanno perso i loro cari, e sperando che questo numero possa fermarci, che comunque siamo loro vicini con intensità. Il ministro Cancellieri, il capo nazionale della protezione civile Gabrielli, queste le parole dette oggi dopo la seconda terribile ferita che il sisma ha inferto al nostro territorio. Sono parole che noi abbiamo ascoltato, sono parole che per ora non commentiamo, adesso c'è altro da dire e da raccontare, c'è altro da informare. È un momento di prova per la nostra comunità, sono ferite gravissime quelle inferte dal sisma di oggi, ci sono 16 vittime da contare, 200 feriti, tanti dispersi, tanti che sono anche in gravi condizioni, gravemente feriti, ci sono un numero di sfollati, avete sentito che a quelli del 20 giugno aumenta ulteriormente, passa i 10.000 sfollati, ci sono le prime misure di emergenza, sono parole che abbiamo già sentito, le tende, ma oggi le tende sappiamo non sono in grado di risolvere alla lunga il problema, c'è un intero territorio in ginocchio. Noi cosa facciamo? Domani con Cristina Provenzano e Alessandro Iori, che erano inviati assieme agli altri, con tutta la redazione, riprenderemo a raccontare, a testimoniare, a illustrare con le immagini come questo territorio è stato ferito, le cure urgenti che bisogna apportare, e vedremo se le parole che qui sono state portate dai rappresentanti del governo e della protezione civile avranno un seguito concreto, se la solidarietà che da tutta Italia sembra muoversi trova canali per dare risposte ed alleviare le sofferenze di tanti che in questo momento stanno soffrendo. Non andiamo oltre questa sera, volevamo raccontare, fare anche una sorta di compendio per chi non ha potuto ovviamente oggi seguire tutte le informazioni che siamo stati in grado di produrre, noi assieme ovviamente a tutto il resto del mondo dei media, però questo è il compito che noi ci assegniamo e speriamo di avere da parte vostra non solo un apprezzamento per quello che facciamo ma anche un aiuto concreto per riuscire a fare al meglio questo lavoro che è, badate, è la partenza di tutto per una comunità che vuole reagire, che vuole riprendersi. Grazie Alessandro Iori, Cristina Provenzano che mi hanno aiutato anche questa sera fino all'ultimo di una giornata molto pesante. Ci vediamo ai prossimi appuntamenti informativi, seguiteci perché cercheremo di raccontarvi tutto di questo terremoto e di come sarà possibile uscirne. Ai prossimi appuntamenti.